Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi mercoledì 9 agosto 2023, un saluto ai nostri telespettatori, San Romano San Fermo, auguri a chi festeggia l'onomastico. Settimana numero 32, giorni dall'inizio dell'anno 221, 144 alla fine. A Roma il sole è sorto alle 5.13 e tramonta alle 19.18, ora solare. A Milano alle 5.17 e tramonta alle 19.40, luna che tramonta alle 14.16 per levarsi alle 23.33. Proverbio di oggi, acqua d'agosto, olio, miele e mosto. L'approvazione degli altri è uno stimolante del quale talvolta è bene diffidare, lo diceva Cézanne, questa è anche la nostra frase aforisma di oggi. 9 agosto accade oggi, nel 1892, Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dickers nel 1930. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Manson uccidono 5 persone. I Queen realizzano nel 1986 il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour per promuovere l'album Akin' O' Magic. E ancora nel 1991 il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione Antonino Scopelliti viene ucciso da un comando dell''Ndrangheta mentre alla guida della sua BMW torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra. I nati e gli auguri di oggi a Gillian Anderson, attrice, Eric Bana, attore, Barbara De Rossi, attrice italiana, la compianta Whitney Houston, cantante, Andrea Iannone, pilota, Filippo Inzaghi, ex calciatore e allenatore, e Tony Servillo, attore. Per gli eventi vogliamo ricordare i 25esimi giochi olimpici si concludono con la cerimonia di chiusura a Barcellona. Il medagliere degli azzurri è il 12esimo con un magro bottino. Mentre ci lascia oggi, nel 1962, Herman Hesse, autore ed aforista tra i più autorevoli del Novecento, e i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale, nato a Calw nel sud della Germania. E noi concludiamo il nostro almanacco, un saluto da Gino Comentale, ovviamente restate lì ad ascoltarci, a guardarci per l'intera giornata e quindi la nostra programmazione. Un saluto e a domani per l'almanacco, ciao! L'almanacco torna domani.